Buonasera da Fabio Pasini, benvenuti al TG Nord. Apriamo il nostro spazio informativo con una lunga intervista al Presidente della Regione Lombardia, Roberto Maroni, a margine della riunione del Consiglio regionale odierno. Oggi approviamo una legge regionale importante, la quarta legge dopo quella sui PGT, dopo quella sul commissariamento Haller, dopo quella sui costi della politica. Una legge che attua un punto importante del programma, detto fatto, quella sulla moratoria nella realizzazione di nuove grandi strutture di vendita. Passa oggi e quindi ci mettiamo subito al lavoro per fare il monitoraggio e per vedere se servono nuove grandi strutture di vendita ancora. Il principio è che bisogna fermare il consumo del territorio. So che ci sono gli interessati che protestano, cioè Federdistribuzione, però è nel programma di governo e quindi abbiamo attuato e sono molto soddisfatto di questo. È stato un lavoro importante fatto in Consiglio, la soluzione finale mi sembra soddisfacente perché fa salve solo gli accordi di programma che coinvolgono Expo, perché Expo è una priorità, e tutto il resto sarà fermato per vedere se nuove strutture servono. Un piccolo record, direi, 4 leggi approvate in 3 mesi, oggi scadono i 100 giorni della Giunta e il bilancio è assolutamente positivo. Non temete che tutto possa poi essere vanificato da un ricorso al TAR? No, non lo temo, perché siamo assolutamente convinti che non ci siano elementi per fare ricorso al TAR. Poi l'Italia è il paese del contenzioso, no? Tutti si rivolgono al giudice, ma noi siamo assolutamente convinti che questa legge sia inattaccabile, quindi si rassegni chi pretende di avere diritti acquisiti che non ha, perché l'unico diritto acquisito è quello dei cittadini di avere il loro territorio e di poter disporre del loro territorio. C'è chi negli emendamenti propone di estendere fino al 2014 questo moratorio, lei è d'accordo? Può starci, noi siamo pronti, ci bastano 6 mesi per farlo e anche meno, però è un termine questo che ho deciso di lasciare al Consiglio, valuterà il Consiglio. E le nomine quando le fate? Le nomine? Giovedì. In giunta giovedì? Giovedì ci sarà una giunta che definirà gli assetti delle società regionali. La sentenza di ieri su Berlusconi se l'aspettava così, avrà delle conseguenze? No, non me l'aspettavo, mi pare una cosa un po' strana, non succede di solito che il giudice dà una pena più severa di quella chiesta dal PM. Non sono un complottista, un complottardo, ma prendo atto che in questo caso c'è stata una severità che in altri casi non ho visto, nel caso di chi commette reati violenti, di violenza, e viene rilasciato subito, viene assolto, gli si danno tutte le attenuanti, anche più di quelle previste in questi casi. Quindi c'è stata una severità che qualcuno attribuisce all'uso politico della magistratura. Io non ho elementi per dare giudizi di questo genere. Prendo atto di questa situazione. Prendo atto che è una situazione che rischia di far saltare il governo. Io penso che alla fine sarà così. Se a questo aggiungiamo la mancata cancellazione dell'aumento IVA, che mi pare assai probabile, vedo il governo in gravissima difficoltà e vedo un governo sull'orlo di una crisi di nervi e non solo. Senta, la sentenza è stata molto dura anche nei confronti dell'operato della Questura, che lei comunque come Ministro dell'Interno allora difese. Sì, non ho niente da dire su questo, quello che avevo da dire l'ho detto in aula, in Parlamento, e quindi non è cambiato. Esatto. Altro caso di ieri, il caso Idem, si è risolto secondo me?
Sì, si è risolto come noi avevamo chiesto che si risolvesse, perché un ministro che si comporta così non può, una persona che si comporta così non può svolgere funzioni così rilevanti, quindi siamo molto soddisfatti, perché noi avevamo chiesto le dimissioni della IDEM e ciò è avvenuto. Adesso quello che conta è che il governo non aumenti l'IVA, perché altrimenti è un disastro, vuol dire dichiarare guerra al mondo del commercio, dichiarare guerra alle famiglie, e invece che tagliare gli sprechi aumentare la pressione fiscale. Sento un'ultima cosa, come alleato principale del centrodestra di Berlusconi, lei come la vede questa cosa dell'interdizione dai pubblici uffici? Cioè il fatto che Berlusconi rischi di essere, tra virgolette, cancellato dalla politica? Questa è una sentenza, è una pena accessoria rispetto alla sentenza, ci saranno tutti i gradi di giudizio, vedremo alla fine, certo è una botta per Berlusconi notevole, che ripeto, secondo me avrà conseguenze, inutile nasconderselo, sulla tenuta della maggioranza, non in Lombardia, dove la maggioranza è solida, ma a Roma certamente sì.